I carabinieri della Compagnia San Pietro in Roma e provincia Viterbo e Villa Literno nella giornata di ieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede nei confronti di 17 persone, di cui 9 in carcere, 5 sottoposti agli arresti domiciliari, 2 a divieto di dimora a Roma e 1 all'obbligo di presentazione. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia, guidate dal gruppo Reati Gravi contro il Patrimonio, Usura, Estorsione e Stupefacenti della Procura di Roma, sono state avviate nel febbraio 2019 e hanno consentito di individuare un ampio e strutturato contesto di soggetti dediti al traffico illecito di eroina. Nella piazza di spaccio, compresa nel quadrilatero capolinea ATAC Coltral in piazza Giureconsulti, fermate della metropolitana Corneli e Battistini, giardini della Pineta Sacchetti, evidenziando altresì episodi di spaccio nelle immediate adiacenze di una casa di cura. I riscontri investigativi hanno documentato il progredire del fenomeno, in cui è emersa una rete di spaccio al cui interno sono state delineate figure di soggetti di origine africana nel ruolo di procacciatore e corriere di stupefacenti, ovvero di destinatario della sostanza per il successivo smercio al dettaglio. Nel corso dell'indagine sono già state arrestate 13 persone in flagranza di reato, trovate in possesso complessivamente, nelle varie occasioni, di 2 kg di eroina e circa 5.700 euro in contanti. Ogni singola dose da 2 grammi di sostanza veniva venduta al prezzo medio di 30 euro, in relazione alla percentuale di purezza variabile tra il 23 e il 38%, con un giro d'affari stimato attorno ai 325.000 euro al mese. Gli arrestati sono stati tradotti presso le case circondariali di Roma e Viterbo, ovvero accompagnati ai rispettivi domicili in regime di detenzione. I NAS di Caserta, a seguito di un'ispezione effettuata presso un caseificio campano, ha sequestrato quasi 1,5 tonnellate di mozzarella di bufala, poiché detenute in confezioni recanti un lotto di produzione errato. Il valore della merce ammonta a circa 14.000 euro. Nei giorni scorsi, invece, i NAS di Napoli, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria eseguita presso un esercizio commerciale sito nell'Interland Partenopeo, ha proceduto al sequestro giudiziario di circa 6 quintali di prodotti ittici e carnei, rinvenuti in cattivo stato di conservazione, insudiciati ed invasi da parassiti. Il valore della merce sottoposta a sequestro ammonta a circa 30.000 euro. Il nucleo campano, inoltre, al termine di una serie di verifiche incrociate eseguite su alcuni bar, unitamente al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Napoli, ha individuato 3 lavoratori che, oltre a lavorare in nero, risultavano fruire altresì del cosiddetto reddito di cittadinanza. L'irregolarità è stata segnalata alle autorità competenti per le determinazioni previste dalla legge e il recupero delle somme indebitamente percepite. Continui luoghi tossici, abitazioni invase da fumi che provocano gravi disagi alle popolazioni coinvolte, oltre 100 comuni, centinaia di luoghi al giorno, l'ennesima estate barricati in casa. Davanti a questa situazione, una vera e propria emergenza, abbiamo superato ogni limite di sopportazione, per cui il nostro appello di richiedere lo stato di emergenza al governo deriva dal fatto che se i comuni non possono fare di più e la regione non può fare più di tanto, è giusto che si chieda lo stato di emergenza, perché il governo deve intervenire con misure urgenti. Non possiamo attendere gli iter burocratici di nuove leggi e di nuovi procedimenti che richiedono anni. Il sindaco del comune di Qualiano ha raccolto il nostro appello, intendiamo che lo facciano anche gli altri. A tale scopo abbiamo notificato centinaia di PEC ai comuni coinvolti della regione Campania. Ci attendiamo delle risposte, perché non è più possibile andare avanti così. Nessuno si aspetta o pretende la bacchetta magica, ma il fenomeno dei roghi è triplicato, quindi è una evidenza dei fatti che dimostra che le misure messe in campo sono non solo inefficaci e inadeguate, ma del tutto incongrue rispetto all'attività che invece andrebbe fatta. Esercito senza poteri di polizia giudiziaria, forze dell'ordine in carenza di organico, vigili del fuoco senza mezzi,
mezzi. Comunque, un totale fallimento. Ci auguriamo che i sindaci accolgano il nostro appello e che lo sottoscrivano al più presto possibile per non incorrere nella prossima estate peggio di quest'altra. Anche Napoli, dopo Roma, Milano e Torino, avrà quest'anno il primo Festival Internazionale dell'Architettura e del Design Open House, un evento totalmente gratuito che aprirà al pubblico con visite guidate circa 80 edifici solitamente inaccessibili per le loro particolarità artistiche ed architettoniche e prevede percorsi, eventi e mostre che si terranno nelle 10 municipalità. Noi apriremo circa 80 luoghi più una serie di, anche di eventi, incontri, percorsi, quindi ci saranno 100 esperienze nella 2 giorni del 26 e 27 ottobre. La città apre la sua architettura per un percorso di visite guidate integralmente gratuite, l'evento è non profit, e racconta la sua identità in cambiamento, perché la vocazione di questo evento è di raccontare, soprattutto insieme alla città storica, la città in trasformazione, cioè l'architettura moderna e l'architettura contemporanea. Presentato questa mattina presso la Fondazione Focus, aperto dai saluti del sindaco Luigi De Magistris, il festival nasce a Londra nel 92 per far vivere ai cittadini gratuitamente l'esperienza degli spazi della propria città. Oggi è un network internazionale che si sviluppa in oltre 40 città nel mondo e da Napoli si terrà per la prima volta il 26 e 27 ottobre. Questa iniziativa, che condividiamo molto, alla quale formalmente partecipiamo, va proprio in linea con quello che la città di Napoli sta rappresentando in questi anni, e ci fa molto piacere che gli organizzatori di Open House abbiano scelto anche la città di Napoli, perché forse è la città che maggiormente in questi anni sta vivendo un'effervescenza culturale, un fenomeno di rigenerazione urbana molto importante, il recupero degli spazi degradati grazie al lavoro delle collettività, la conoscenza di luoghi che prima nessuno conosceva perché erano inaccessibili o perché non conosciuti. Quindi è un'operazione di recupero urbano, di democrazia partecipativa e di sinergia tra istituzioni, associazioni e mondo dei professionisti che noi sosteniamo e condividiamo. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta di edifici storici, chiese, uffici, sedi istituzionali e nei diversi luoghi dell'evento saranno volontari, studenti e testimonial d'eccezione. Thank you.